Prendo spunto per fare questo video da una serie di messaggi che mi sono scambiato con Lorenzo e Giovanni sotto ad un altro video in cui parlavo di Jeff con ospite Tano D'Antonio, che ha conosciuto personalmente Jeff. Ti lascio il link qua da qualche parte, vai a vedere perché merita. Con Lorenzo e Giovanni abbiamo parlato di un brano che personalmente mi piace tantissimo, che si intitola Calling Elvis, del 91, e fa parte dell'album On Every Street dei Dire Straits. La discussione amichevole nasce da questo dubbio, che se fai una ricerca online vedrai che è abbastanza diffuso, su chi abbia registrato la batteria in Calling Elvis. Devi sapere che in questo disco hanno registrato sia Jeff Porcaro per la maggior parte dei brani che Manu Cacè. C'è chi sostiene che sia stato Manu Cacè a registrare il brano in studio. Lui stesso sembrerebbe che abbia dichiarato di averlo fatto, ma non ho trovato nulla al riguardo, mentre c'è chi sostiene che sia stato appunto Jeff Porcaro. Personalmente ho sempre collegato questo brano a Jeff Porcaro. Ci sono diversi elementi che mi riportano al suo modo di suonare. Quindi ho cercato di approfondire questa cosa, andando anche a cercare informazioni da chi magari può essere un po' più attendibile. Personalmente riconosco il suono di Jeff in questo brano e anche alcune figurazioni ritmiche. In particolare, quando suona i groove sui tom, che comunque anche Manu Cacè sicuramente è un maestro in questo, infatti forse da là nasce la confusione o il dubbio, quando suona appunto questo groove sui tom, richiama, si sente benissimo, il cosiddetto Bo Diddley beat. Se sei un appassionato come me e come tantissimi altri batteristi di Jeff Porcaro, questo nome non ti suonerà nuovo. Infatti lo cita proprio Jeff quando spiega il groove di Rosanna nel suo DVD didattico. Gli accenti di base sono più o meno questi. Sentito, ricorda molto la clave afrocubana, assolutamente, e per quanto riguarda Rosanna, Jeff ne parla appunto per la linea di cassa e basso. For Rosanna, I added the Bo Diddley figure. It's a shuffle Bo Diddley figure. Basically. Quindi questo è il primo elemento che mi ricorda Jeff. L'altro elemento che mi ricorda Jeff sicuramente è il tipo di suono, perché se vado ad ascoltare altri brani in cui ha suonato Manu Cacè, personalmente la differenza la sento, poi spero di non sbagliarmi. Sulla coda del brano c'è un'altra figurazione di Charleston che mi fa pensare subito a Jeff, perché mi riporta ad un altro suo groove famosissimo. Però lascio a te il compito di trovarla, vediamo se la trovi, magari scrivilo qua sotto i commenti. È molto interessante il video che ha postato recentemente Chris Whitten, febbraio di quest'anno. Chris è stato il batterista live nel tour che ha fatto seguito appunto al disco in studio. Lui parla intanto subito di Jeff Porcaro quando spiega il groove di Calling Elvis. Ti lascio un link anche di questo video. E parla chiaramente di due classici beat che confluiscono in questo brano. Il cosiddetto train beat, che viene suonato dalle spazzole, è stato sovrainciso, dal vivo lo suona un percussionista ed è una cosa di questo genere. E poi spiega appunto il Bo Diddley beat. Ma non mi sono limitato a questo, volevo veramente andare in fondo a questa questione e ho contattato niente di meno che l'ingegnere del suono che ha registrato questo disco, che si chiama Bill Schnai. Cercalo perché ha lavorato con un sacco di artisti importantissimi e tra le altre cose ha appena pubblicato un libro in cui mi diceva, in questo scambio veloce di messaggi, che ha parlato di tanto di batterie e di batteristi, per cui anche lì secondo me ci sono un sacco di informazioni molto molto importanti. Ma arrivando al nocciolo della questione, a quello che a noi interessa, Bill mi ha confermato quello che immaginavo, che il brano è stato registrato da Jeff Porcaro. Queste sono le informazioni che sono riuscito nel mio piccolo a trovare. Chiaramente stiamo parlando di due grandissimi della batteria. Non è che sia meglio Jeff o sia meglio Manu Cacè, però ho trovato veramente curioso questo alone di mistero che c'è su chi abbia appunto registrato Calling Elvis in studio. Se hai altre informazioni, condividile assolutamente. A presto, ciao!